da che? Oh, ma che c'è certo della demagna come un attimo? Potete sputare, disgraziato! Un po' di farina di carrube! Non c'è la di palla, c'è la cosa proprio alla lontana, ragazzi! Ognuno di questi si alza con quattro appetito. No, io non mi alzo con l'appetito. Perché non ce la fai più piena la parte. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati nel mio bellissimo canale. Allora, eccoci qua per questa meravigliosa cenetta di San Valentino in diretta con il mio amore, anche se non si farà proprio vedere perché è un grande timidone, però guardiamo il lato positivo. Prima non si sapeva neanche della sua esistenza, poi abbiamo sentito la sua meravigliosa vocetta, adesso mangia con noi, si vedono le manine, dai, e prima o poi lo convinciamo. E quindi, insieme, buon San Valentino! In realtà era, iniziamo subito! Buon San Valentino! Buon San Valentino, dai! Yeah! Perché qui fa un sacco di caldo, ma però avvicinati, tanto non è che ti... ecco, sono avvicinato. Ok, allora, noi ci siamo portati avanti un po' di cosine, avrete visto sicuramente il menù che ho pubblicato, e quindi direi a questo punto di iniziare con l'antipastino. Intanto mettiamo... Oh, madonna che caldo che fa, passerò, dai! Sì. Bella forte, non è troppo? Ah, io sto bene. Tu sei là e io sto qua. Allora, facciamo uno come due. Temperatura. Dai, aspetta. E la testa? Facciamo vedere il vinello. No, aspetta, l'ho aperto quello. Guarda, non ti preoccupare, faccio della marca. Eccolo qua, che è appunto quello dell'Eurospina. A noi ci piace questo qui perché è frizzantino, molto leggero, quindi insomma, appunto da cocktail di benvenuto, diciamo così. E quindi allora, intanto che tu prepari questo, io a questo punto faccio vedere le mini croppettine che vi ho scritto. Allora, per l'antipastino, quando magari uno fa appunto più piattini, che ne so, c'è il primo, c'è il secondo, io vi consiglio sempre di togliervi di mezzo, diciamo, l'antipastino con una cosetta così che vi fa magari compagnia mentre mangiate il resto. Quindi ho voluto prendere queste qui, che sono appunto mini crocchettine della Conad, che non hanno uovo dentro, nulla, quindi sono neanche la mozzarella, quindi sono appunto un po' per tutti, sono vegetali e vanno messe in forno. Io direi che pure in piastra, secondo me, andrebbero bene. In forno. Andiamo in forno. Per scrivere. Metto 5, 6? Vabbè, dai, facciamo tutte. Ma tu che intenzione c'è stasera? Ti mangia come sfornate, come... È San Valentino, scusa, no? Sì, tutti i giorni è San Valentino nel trattacato. Mangio come un bolino, Dai. Ma tutte, no? No, dai, tutte, no, non le mangio tutte. Poi dopo, insomma, le fai mangiare tutte a me. Allora... Come no? Allora, mettiamole un pochino così. Allora, la temperatura dice 220 gradi, quindi andiamo. Così io prendo, per 6 anni, così io prendo fuoco oggi. Allora, facciamo, caro Pietro, facciamo 20 minuti? Sì. A quanto? A 220, facciamo così. Allora, brindisino, ma il brindisino non fa quando sono pronte le crocchette, no? Tanto cominciamo. Noi ci portiamo avanti con il lavoro, ragazzi. Buon San Valentino a tutti voi! È proprio frizzantino, bello fresco, ci piace un sacco. Allora, anche perché io oltre questo di vino, insomma, non vado, ecco. Allora, che facciamo? Che stagniamo? Partiamo dal secondo, perché... No, per me è una salsa, perché... Quale salsa? Ah, ce l'ho! Ah, falla tu la salsa, faccio io. Tu? Però devi dirlo, perché loro non ti vedono, quindi ti dovresti avvicinare un pochettino. No, ma non me la dai un bacino? Sì. Non mi dai neanche un bacino a San Valentino? È un bacino per raccomandare. Niente ragazzi, io ci proverò in questo tempo con voi, ci proverò, vedrete quante cose proprio farò. Allora, è arrivato pure Cibo che ha sentito odore di magnà, insomma voglio dire, dalle mani dalle figlio, giusto? Allora, salsina, appunto una cosa proprio semplicissima, invece di metterci la maionese e facciamo la salsetta quella rosé, si chiama rosé, rosata? Sì. Rosa, la terza rosa, tipo quella per i gamberetti praticamente, e facciamo, no amore non saltare che mamma sa proprio che c'ho cura che ti scotti adesso, perché voleva saltare, guarda un po'.
c'ho fame. E quindi facciamo appunto ketchup, però invece di mettere la maionese facciamo lo yogurtino di soia e poi facciamo olio, sale e pepe. Perfetto. Quindi fatti vedere, io però amore, veramente sto a morire qua, Meno male mi sono messa leggera leggera la magliettina. Allora, quindi. Vado, eh? Questa è roba tua, sì. Gioco. Sì, fatti vedere però, perché loro dopo non. No, nel senso non fatti vedere con le mani, cioè parla così almeno loro sentono gli ingredienti. Questo è il rumore dello yogurt. Vabbè, allora io parto, allora. Non ci provo. Non ci provo, dici, eh? Ma tanto ci riesco. Vabbè, dove vai? Dove vai tu? Dimmi che devo venire con te? Allora, facciamo melanzane, appunto, scusate, allora facciamo un zopparinco. Allora, prepariamoci il secondo, perché il primo sarà il pesto. Questo ce lo facciamo all'ultimo, perché sennò poi si rovina. Quindi faccio. Che cosa? Lo spiego quando lo faccio, però. Partiamo dal secondo. Allora, il secondo, se volete potete partire tranquillamente, ovviamente, con le melanzane classiche, le tagliate. E appunto le grigliate, noi ci portiamo avanti un po' con il lavoro, ci semplifichiamo la vita, queste poi però recensite sono favolose e ce le andiamo a mettere dentro, perché l'idea, amore, io butto per terra tanto padulino, che c'è prega? Sì, fa. E vai con un altro video. E vai con un altro video, super pulizie. Allora, prendiamo le fette, diciamo, un pochino più grandi come queste e ce le andiamo a mettere in piastra. Allora, appunto, volevo fare gli involtini, che stai a fare puzzette? Non so io. No, sto schiacciando il ketchup. Diamo la colpa al cipollino. Ok, mettiamo appunto questi più grandi e facciamo gli involtini con le melanzane. Ma vedete come, proprio una cosa buona buona. Che amore? Un po' di olio. Olio? Vai. Però lo devi dire che lo stai mettendo. Sto mettendo. Vedi che è scomodo che loro non ti vedano, no? No. Molto scomodo, no ragazzi? Molto giusto. Molto giusto. Allora, ci mettiamo dentro l'hummus, come iniziano diciamo a cuocersi, il sesamo e un po' di insalatina. Quindi ragazzi, proprio un menù facile facile, carino, sfizioso, insomma, e vale insomma un po' per tutti. Che vuoi? Eccolo, ma i bicchieri del vino? Ah, stanno bene. Allora, quanto ne metto, mo? Ne metto 6, dai. No, più che altro per il po'. Vedi, io ti avevo detto compravo quella più grande. Ragazzi, sta piastra c'è pure più grande, proprio enorme. E quindi mi sa che ci tocca pure quella, giusto pure il tavolo. Sì, non c'entra. Poi facciamo con le sagre, dai. Facciamo i tavoli con le sagre. Allora, mi facciamo scaldare un pochettino e ci prepariamo pure le patatine, perché appunto dobbiamo fare gli involtini innamorati su un letto, come era, su un letto di patate piastrate. Allora, patatine, amore, questo c'ha la fame, ha già mangiato, ma... Sì, grazie. Amore, cominciamo a farmi così col dito, perché ti metto in piastra, bello, eh? Lo dico subito, caro, che vuoi? Pepe. Amore, bello, dammi un bacetto, no? Amore della mamma, tu hai già mangiato due scatolette oggi, che vuoi? Che vuoi che c'è sempre fame come tua madre? Allora, Alzheimer, ciao. Allora, patatine, se ce l'avete un po' più grandi è meglio che fate prima, quindi le andiamo semplicemente, anzi, prima di tutto mettiamo un goccino di olio. Ora come passi? Alle piedi, eh? Mettiamo un goccino di olio così e andiamo a metterci sopra le patatine. Ma però potevi prendere quell'altra che non aveva gli spuntoni, come faccio a tagliare? No, così mi vengono un po' storte. Prendete la mandolina sensitiva, perché questo sarebbe l'apparecchietto per fare le verdurine, quelle spiralizzate. Madonna, guarda già sta patatina, ragazzi, come si muove sull'olio, come galleggia, proprio uno spettacolo. Dico io. Allora, vi faccio notare. Il mio amore ha preparato questa salsina, cioè vi dico che già ha sporcato praticamente il tutto. Cioè tutto quello che poteva sporcare lui l'ha fatto, semplicemente mettendo due ingredienti, però l'ha fatta buona. Ti perdoniamo. Allora, finalmente siamo riusciti a trovarla, quindi andiamo a tagliare sottili sottili queste patate scomodissime, e questa sarebbe appunto l'attrezzino per spiralizzare le zucchine, non per tagliarle. Però, amore, lo fai tu? Sì. Grazie, non mi taglio le unghie. Volevo far vedere però, nel frattempo che abbiamo cercato la nostra mandolina, vi volevo far vedere già come si è cotta. Prendete le altre che abbiamo lasciato, ma non me vorrei bruciare proprio. Oh, eccolo.
cioè, guardate un po', ovviamente già bella, tutta brustolita, una cosa proprio spettacolare, buonissima, quindi proprio rapida rapida, più le fate fine, insomma, e meno te, amore, però devi mettere un goccino d'olio, se no, più che altro perché si appiccica con l'amido, non perché non vada bene il rivestimento, capito? Basta, basta, ci penso io. Metti pure un po' di sale, già che ci siamo, amore della mia vita, eh? Dammi un bacino, vieni qui, dammi un bacino, non mi posso spostare dal focus. Vieni qui. Niente, che disgraziato, disgraziato. Oh, ma come ti trovi con questa alimentazione vegetale che stai al terzo o quarto giorno? Come ti trovi? Chi? Io. Chi? Bene, bene, dai. Bene? Sì, bene, bene. Ti piace? Sì, un po' di nostalgia, come quando vai via dall'Italia per un po' di tempo, no? E sai che ti mancano le cose, capito? Trovi un amico che parla italiano, ti sembra essere tornato a casa. Uno che parla di porchetta e ti sembra di essere tornato a casa. Capito? Tutte queste cose, sì, un po'. Ma tu hai perso la scommessa, amore? Ah, ammazza, guarda che veloce. È la fame. È la fame, è la fame. Qui c'è la fame, ragazzi, madonna. E ora? E io? Sono preparato. Hai già messo, amore mio, il sale? Un po' meno, ce l'hai tu, questo. Ce l'hai tu, ce l'hai tu. Secondo me sta pimenta proprio stratosferica. Il Benedico. Il nome del padre. Oh. Un po' di pepozzo. Il pepozzo ci sta tutto. Ci sarebbe bene pure la paprika, però forse con la melanzana no, vero amore? No. Lasciatela proprio olio, sale e pepe, così. Le lasciamo. Io metterei un altro goccino di olio perché... Oh, ma non esagerare, come al solito, disgraziato! È San Valentino. Ragazzi, abbiamo fatto 2 giorni fa, quando è stato amore? Quando ho scritto delle goccine dell'oculista, mamma mia, una tragedia questo oculista, perché... Non so voi, ma io ogni volta che vado dall'oculista, ogni volta ci vado, non ci vado tutti i mesi, però quando ci vado a fare il controllo mi metto appunto queste benedette cuccine. E da quando sono piccolina, che io non so un po' come tutti gli altri, che ne so, gli durano praticamente un paio di ore l'effetto di non vedere, a me mi dura finché non vado a dormire, cioè posso farla alle 9 del mattino la visita, cioè a mezzanotte io sto ancora una cecata del torrento. E invece agli altri ecco 2-3 ore e poi insomma finisce l'effetto, io no, per cui finché non vado a dormire non si risolve la cosa. E quindi almeno lavora di più. E quindi c'è sempre quest'ansia, insomma, che rimane l'effetto, no? Così che non ci vede. E quel giorno, mentre tornavo a casa poi dall'oculista, perché siamo andati in Umbria a fare la visita, perché appunto ce l'ho lì l'oculista, e ho visto i colori dell'RMD, come l'ho visti proprio, ferma di disgraziato, dove corri, dove vai? E quindi insomma devo andare a fare la spesa da cecata e vi dico, lui si era dimenticato gli occhiali a casa, ma secondo me l'aveva fatta apposta, si è dimenticato gli occhiali a casa, io una cecata non vedevo gli ingredienti, cioè non stavo manco di stare dentro all'RMD, e quindi lui se ne è approfittato, ragazzi, per 2 ore e mezza, perché bene sì, dobbiamo dirlo qui, dobbiamo dirlo che tu te ne sei approfittato per 2 ore e mezza di spesa, mi hai detto le peggio cavolate. Cioè? I fiori di zucca con la lice erano vegetali? Amore! Beh, tu non ci vedi, io... Ma sono vegetali, cioè... Ma dentro c'era la lice, mi ha fregato su 2 prodotti. Ma siccome erano fiori di zucca che si accoppiano in maniera strana con la lice, la mozzarella, non è colpa mia. Amore, c'è una bella novità, questo MD mi piace, sono a mare fatto congelati. Dico, ma che c'è sta? Ma veramente, ragazzi, io non vedo proprio nulla, cioè distingo poco i colori, ma cioè sarei capace di distinguere una pizza italiana da una pizza My Best Veggie, ma per colore, ma non di certo. Per quello che ti ho dato il carrello, che ti poteva guidare. Allora, premessa, facciamo una premessa. Monte sputtano, disgraziato! Allora, dai, che fa pure te però, eh? Fate il girateo! Ma le cosette? Allora, che è successo? Quindi scendiamo dalla macchina, perché appunto quando uno ci vede poco gli prende un po' pure il porta stomaco, insomma se ne muove tutto un po' così, no? Da fastidio, per cui ho detto, mo non andrà a cercare parcheggio proprio di fronte al supermercato, fammi scendere un pochettino prima, parcheggiamo prima, no? Cioè 200 metri me la faccio a piedi, così mi si toglie un po' la sensazione di vomito, anche perché in Umbria sono tutte curve, già io soffro la macchina a prescindere, sto con le gocce, non ci vedo, E quindi ho detto, ah, va bene, mi fermo qua, e si è fermata a 200 metri. Allora, con le gocce
che succede? Che io ho caldo e freddo, non ci vedo, mi sento male, mi gira la capoccia, oddio, c'ho freddo, c'ho caldo. E quindi sono scesa dalla macchina senza cappotto, lui mi ha detto, amo, ma fa freddo, mettete il cappotto. Io ho detto, no, amo, fa caldo, sento caldo, andiamo. Come sono arrivata dentro al supermercato, che io camminavo così proprio da... a cercata di sorrento, però non ci vedevo niente. Sento freddo, amore, amore, sento freddo, com'era? Sento freddo, e mi sono dovuto rifare 200 metri, sto rendendo, riprendo il cappotto e ritorno a portarmelo. Sono tornato con la macchina. Perché tanto vuole più seguire porta a ragazzi, cioè. Poi io quando sono un po' malaticcia, che sono un po' stressata, mi dà fastidio, poi insomma non vede bene, dà veramente tanto tanto fastidio, inizia a ridere come i ragazzini, inizia a fare scemo proprio. E quindi come siamo entrati dentro all'MD, io ho iniziato proprio a dire, amo, inizia a cercare come erano le mele, ma che ti ho detto? Carogne, cotugne, anurche. Anurche? Ho detto, guarda amore, il risultato di questa spesa dipende da te, dalla tua correttezza. Se mi fai passare un prodotto che c'è dentro qualche cosa, io domani ce vedo. Domani torno a vedere, non è che sarò ceccata per tutta la vita. Se io domani torno a vedere e tu mi hai fregato con un prodotto, io 6 mesi di alimentazione della vegetale te la trasformo in 1 anno e mezzo di alimentazione vegetale. Ma grande, la recidiva. Cioè, la recidiva. Mi hai preso in giro? Che ti sei comprato? 2 cose che non dovevi? Cioè, sono dovuta macchiare da un signore, a un vecchietto, scusi signore, che legge? Attimo, mica mi fidavo. Vabbè, guarda, non c'è più libertà tra gli uomini che c'era una volta, eh. Volevo parlare di Carletto? Amore, cerca le anurche, io non ci vedo, devi leggere le 2. Amore, dai, mamma, adesso andiamo a cercare le anurche, ma abbiamo le mele, no? Amore, quali sono le anurche? Ma che ne so, io pure non ci vedo, non ho gli occhiali. Amore, Carletto vuole le anurche. E lui, come hai detto? Fa la dolcetta, però quella devo dire. E mo, che cazzo è Carletto? No, ho detto, ma chi è Carletto? Non hai detto chi è Carletto, cioè che cos'è Carletto adesso? Allora, conosco Palmira, conosco Pietro, conosco Mirella, ma Carletto chi è? Dico amore, è il mio corpo Carletto, lui va così, perché io vedevo solo il sorriso, no? Il bianco dei denti, non sapevo manco che faccia mi stava a fa, magari stava pure a fa così. Mi guarda e mi fa, amore, senti. Ma non sarà il caso che io ti porto a casa e ritorniamo all'MD quando stai bene? A me non mi sembra che tu stai bene, ma dico, ma come non sto bene? Sto benissimo, certo non ci vedo, però tanto ci sta Carletto che ci aiuta, no? Dico, adesso Carletto qual è? Le anurche devi cercare, le anurche, dico, ma chi è Carletto? Dico, no, è il mio corpo, è il mio alter ego che quando gli propongo... che quando gli propongo qualcosa che non dovrebbe mangiare mi dice no, questo non si può mangiare, questo lo possiamo mangiare, vatta a fare l'estratto di spinaci, vatta a fare l'estratto di carota. Carletto è il mio corpo che mi dia il grillo parlante praticamente sarebbe, capito? E lui gli ho detto, ma perché tu Carletto non ce l'hai? No, ma io Carletto non ce l'ho, ci spieghiamo a fatta aspetta, insomma ti dico ragazzi è stata proprio, dai possiamo dire la spesa più bella in assoluto. Ci siamo ammazzati dalle risate, io a un certo punto ragazzi vi giuro mi sono ritrovata, ecco, chiamava, amore! Perché io ho una voce molto molto bassa e quindi in mezzo proprio all'MD che devo dire tutti i dipendenti proprio di una gentilezza spettacolare, perché se no andavo pure da loro a chiedere, perché io di questo paraculo qua non me fidavo proprio. E quindi veramente dolcissime, mi hanno detto ti accompagno lì, ti porto io, ti porto, ti porto, ma c'erano pure le ragazze, ma c'erano pure le ragazze, che dai, ti portiamo noi al reparto di biscotti, e lui gli ho detto vedi amore, e quindi siamo andati a cercare le mie, no, cerca, io l'ho lasciato lì a cercare le mele anurche, anurche, mele anurche, capito? Io a cercare, no, lui a cercare le mele anurche e io a cercare il dipendente, capito? E quindi insomma carinissima, è stata una spesa ragazzi divertente, mi ha fregato sulla, su che mi ha fregato? Sui fiori di zucca? Sì, solo su quello. Sui fiori, sì, perché la pizza alla Lidl, che io sono andata lì perché volevo testare prossimamente la pizza italiana, quella però la marinara che appunto è vegetale, quindi gli ho detto, amore, te la prendi pure tu, così ce la mangiamo insieme, oppure se vuoi prendere la My Best Veggie, così insomma, facciamo gli assaggetti, ce la mangiamo stasera a cena. E lui mi ha detto, guarda, mo, no, siccome lo sapeva che io i colori forti li riconosco, la My Best Veggie ce l'ha un po' forti, allora che ha fatto? Ha preso l'italiano, però un'altra con la mozzarella, quindi io non me ne sono accorta. No, ma era solo delle macchiettine bianche con uno sfondo rosso. Non era rossa, amore, era, la scatola è blu. Tu mi hai fregato. Ho visto una cosa rossa, macchiettine bianche, pensavo dei nomi. Sì, certo.
Certo. E stavo a dire, mi sono fermata a un certo punto che non ci vedevo veramente, mamma mia, quel giorno sono stata male, non si sa. Niente. E sto mettendo l'hummus di ceci sopra gli involtini. Amore, mi dai il cucchiaino, una forchettina per me. E praticamente mi sono scoperta che stavo a parlare con un vecchietto che pensavo fosse ragazzo mio, quindi l'ho pure mezzo maltrattato. Gli ho detto, dai, leggi questi ingredienti un po'. E lui mi fa, signorina, io però non ci vedo molto bene, vorrei tanto aiutare, ma non ci vedo. E lui che dietro rideva come un pazzo. Io dico, io non lo so, guarda. Siamo arrivati al reparto dei wurstel, perché ci tenevo tanto, insomma, a trovare qualcosa di vegetale. E allora lui mi ha detto, ma che giovani vecchi, tutti vanno a prenderti. Sì. Ma celoso. E allora siamo arrivati lì e lui mi fa, amore, ci sono praticamente i wurstel vegetali. I wurstel vegetali, ma che linea è? Lui, paraculo, perché se la ricordava, mi fa, è la linea Vegamo. Perché effettivamente, mi è entrato qualcosa nell'occhio, perché effettivamente c'era la linea Vegamo. Vi ricordate che ve l'avevo recensita anche del di più, no? E praticamente hanno questa linea appunto condivisa, solamente che non c'erano i wurstel, quindi non ho detto, ma dico, sei sicuro che sto vegetale? Amore, c'è scritto Vegamo sopra. E quindi che ha fatto lui? Amore, io penso a questi, noi li togliamo. Allora gli ho detto, amore, leggi un po' gli ingredienti, che c'è sta? Lui lo sa, ormai mi conosce, mi ha detto, amore, ma ragazzi se l'ha inventati, ve lo giuro. Amore, guarda, non credo sarei molto contenta. Ci sta l'olio di colza. Gli ho detto, vabbè, dai, ma però nel giusto, dai, è normale che ci sia. Non ci dovrebbe stare, però, dico, certo, non mi aspetto l'olio di girasole. Mi ha detto, guarda, c'è un po' di farina di carrube. Non c'è l'olio di palma, ce l'ha presa proprio alla lontana, ragazzi. Cioè, ma ve giuro, una cosa. Gli ho detto, bene, ora prendi, amore. Ok, ha preso sti giusti e li ha messi là. Poi sono andata al reparto dopo, veramente 2 ore e mezza di spese. Siamo divertiti un mondo. Poi erano. Io ho fatto la visita a mezzogiorno e ho finito all'1:30, 1:30, ho trovato un oculista spettacolare, ragazzi, ve ne parlerò poi nelle domande e risposte e vi voglio un po' presentare tutti i miei medici, insomma, da cui vado, che mi piacciono un sacco, e, per una questione anche, insomma, di prevenzione. E quindi proprio puntiglioso, mi ha fatto 2 volte il campo visivo perché ho avuto un problema, poi ve lo racconto. E quindi, insomma, 1:30 di visita, siamo stati lì e siamo arrivati all'MD praticamente, che erano 1:30, 2, era orario continuato. E quindi appunto abbiamo fatto una spesetta che c'era poca gente, quindi insomma ci siamo veramente divertiti un sacco, pure quei ragazzi che stavano là con le ragazze in cassa, con tutti in fin dei conti, abbiamo fatto ridere ragazzi tutto il supermercato, perché io strillavo come un'aquila perché non ce vedevo, c'avevo fame e quello, poi avevo fatto l'analisi del sangue, dovevo mangiare, una cosa che quello di che faccia, che poi quando ho fame mi ho detto sono stressata come i ragazzini, lui che mi prendeva in giro come non si sa. E quindi è uscito fuori proprio una spesa bellissima. E quando sono andata vicino al reparto dei congelatori, il congelatore insomma, e c'erano appunto questi benedetti fiori di zucca, e lui mi fa, amore, lo sai che ci stanno i fiori di zucca? Guarda, sta MD è proprio favoloso. E ho detto, vabbè, che paraculo infinito proprio. Stai zitta e non parli tu, perché non mi racconti tu questa scenetta invece? No, ho visto fiori di zucca, sapevo che i fiori di zucca sono vegetali, quindi ho detto, ecco lì, che sono loro, sono l'amore mio. E che cosa mi hai detto? E niente, che erano fiori di zucca e basta. Sì, ma io avrei mangiato la foglia se tu mi avessi detto che no, non c'erano le foglie, c'erano solo i fiori di zucca, per cui la foglia non la potevi mangiare. Tutt'altro potevi mangiare fiori di zucca, ma proprio qua che c'è? Allora, sesamino, in realtà c'erano 2 tipi di fiori di zucca. Aspettiamo, il sesamo così, ragazzi, ok? Mi provare, amore, le foglioline? Di basilico pure va benissimo e apriamo l'orientale, ragazzi, è la seconda confezione perché abbiamo preso pure l'altra volta, buonissima, avete ragione, vero amore? Sì. Buona. Basilichetto non ce lo mettiamo? No. Non ti va? Ok, allora mettiamo solamente un pochino di insalata così. Ok. E quindi vi dicevo appunto, ci stavano questi 2 benedetti tipologie di fiori di zucca. Lui mi fa, amore, che novità, MD, mamma mia. E ringrazia Laura, ringrazia Laura che ci ha mandato in questo supermercato meraviglioso. Pensavo, dico, perché? Dico, perché non ci stanno con l'alice dentro. Dico, ma fanno i fiori di zucca senza alice. Ma detto, amore, guarda, da lontano, ti prendo il pacco, è fungo? Dico, sì, effettivamente, vedevo che era il fungo. E c'è i fiori di zucca col fungo, dico, non c'è la mozzarella dentro. E c'è, no amore, non ci sta, certo.
ho detto anche prima, dei Lustel, diciamo che insomma non ci sono proprio oli, però insomma andrebbero assaggiati. Ho detto dai, vabbè, allora prendi quelli con i funghiamo. Dico, ma l'altro come so? Dico, perché mi pare strano. Guarda, ma guarda, mi sembrerebbe quasi la pizzaiola, però lì c'è la mozzarella, l'ha detto lui. Dico, vabbè, allora prendi solamente quelli con i funghi. Poi sono tornata a casa e quelli con i funghi non erano. Perché hai letto male? Ah, io ho letto male. Sì. Dopo però, siccome io di lui non mi fido, che ho fatto? Ho preso i Wurstel, sono stata no, così e facevo collo, tonno, vollo, pollo. Pollo! Pollo! Il graziano, Wurstel e pollo! Cacchio, manco cibo se ne mangiate pollo. Infatti non l'abbiamo fatto, ho fatto riposare. Vabbè, dai. E lui lì, amore, ma mi sono sbagliato, ma può capitare, in fin di conto, ma come, il pollo scritto così tu non lo vedi? Dico io, disgraziato! Guarda un po' le trucchette. È pronto, amore. Amore, questi li arrotoliamo però, aspetta, non finì il secondo. Allora, sta scena sarà infinita, allora, arrotoliamo. Io non mi voglio bruciare, però. Oh. Senti, non lo so, no? Che? Ma com'è il rotolo che scotta un po' sotto? Aiuto di. Vai? Vado io. Sì, tanto non ti vedi, amore. È carino così. Io pensavo proprio arrotolato, invece bene, così è carino. Tipo tacos. Tipo tacos. Senti, facciamo così, cambiamo il menù. Tacos innamorati, no? Sì. Sì, facciamo i tacos, ok. Allora, li vediamo quindi così a metà. Manca il sale, amore, sulle patatine. Eccoli qua, facciamo proprio i tacos così che sono carini. Per far vedere che l'humus praticamente si ammorbidisce e quindi esce come se fosse una cremetta. Quindi veramente carina sta cosa. Allora, vediamoli tutti. Carina, si è visto? Yes. Ok. Vediamo anche questo. Potete metterci pure un pizzichino, anzi io ce lo metterei un pizzichino di sale. Che dice amore? Anche dentro, eh? Dai, sale amore. Bello amore mio, bello. Quante cose mi ha fatto fare quel giorno. Disgraziato, disgraziato. Però ci siamo divertiti, dai. Ci hanno salutato col bacetto. Quando tornate? E lui, mai, mai, la porta all'IKEA, ma non al supermercato. Cioè, all'IKEA io ci metto 10 minuti dentro all'IKEA, dentro al supermercato 800 ore, capito? Per questo lui dice, al supermercato, amore, le porte all'IKEA, ma al supermercato no. Le patatine stanno andando molto bene. Vero, amore? Buono, buono, che bella sta cinetta. Eccoli qua, i nostri tacos. Mettiamo qua. Questi li abbiamo già fatti. Che carini, che belli. Allora, questo però, dai, uno spuntino ce lo facciamo, il facciamo primo. Io direi di abbassare al minimo, così manteniamo, no, la temperatura. Prendiamo questi. Che bella sta piastra, ragazzi, è bellissimo. Perché, madonna, quanto chiacchiero, ti sto a far starmi nelle orecchie, no? No, è che non ce ne metto più da una parte. La parte destra. Vedi, questo dovrebbe essere San Valentino, dovrebbe essere tutto romantico, invece mi tratti malissimo io, capito? Certo, un fatto così, disgraziato. Amore, sono patatine, tesoro. A qualche ora cipollino che faccia. Fa così. Cipo. Crocchettina. Aspetta che ti bruci. Amore, pensate una per uno, però. Che belli, senti come sono morbide. Vero? Abbiamo trovato appunto a Collod reparto congelati. Fa carine. Qua non c'è niente, quindi insomma solo patatina impanata, non c'è però l'uovo neanche nell'impanatura. Infatti ero convinta che ci fosse, lui mi ha detto di no, però quel giorno ci vedevo e quindi ho controllato. È vero, buon amore, buon amore, buon amore. Qui la salsina. E poi trovati, tanto non si va. Tanto non si va. Ok. Il mio bicchierino col vino. Un altro brindisino. E vai, si inizia, via! Assaggiamo, se sentite rumore è la pentola dell'acqua che stiamo mettendo su per fare i gnocchetti. Vero amore? Buoni! Buonissimo! Un frutichino! Sai questo come si chiama in inglese? Soggetto, cioè il verbo? Pucciare? Sì. Pucching. Ma è vera sta cosa o no? No, aspetta. No, amore. Ti ho dato il bagliettone qua. Ho paura.
Deliziosi. Vero? Questa salsetta è veramente leggera. Vero, quello di yogurt è più leggero, ragazzi, è buonissima. Anche uno dice no, ma come la maionese, no, ragazzi. Vero? È più buona. Assolutamente buona. La cosa è più semplice, no? Bravo, però questo l'ho provata con cibo. Quattro giorni e l'ho messa in mezzo alla scatoletta. Sì, come no. Mi veniva subito a chiamare, ma la pasta qua non dovrebbe fare. È buona, sono gustosissime. Vero? Però non le prendono. Voi non prendete, ragazzi, cattivo, voglio le vedere una da vicino. C'è un vino mio qua che dice là. Voglio vedere da vicino. Si vede? Non so se si vede. Aspetta. Brucia! Vedete la salsina? Gnam gnam gnam. So, poi sono morbidissime, guardate. Proprio buone buone buone. Super gustoso. Dice che amore, tu nonno? No, diceva tanto. La tavola è invitata a sé. Quindi non te devo dire, paglia. Però quello che vuoi prendi, dai, la tavola è invitata a sé. Nonna mi diceva sempre, quando veniva qualcuno io gli dicevo che vuoi il caffè, erano piccoline, nonna mi diceva non si dice che vuoi, è una cosa che fa. Quindi l'idea è quella poi di base, no? Questi cosi sono buonissimi, ma buoni, 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 eh? Vediamo. Li diamo? Dai. No. Ma ne molto questo o mangiamo il resto? Ah bello, ma che non mangiamo tutto il resto, gli mettiamo? Tutto il giorno stiamo a mangiare qua! Facciamolo? No, vabbè, mo però. Facciamo la sua palettina, no? Ma no. Che amore? Il bacino. No, il bacino. Nel frattempo ci prepariamo la salsina per i gnocchetti. Io, ragazzi, ho fatto proprio. Sì, amore, grazie. Io ho fatto proprio cosette semplici semplici, perché insomma il bello di queste feste, insomma, così, è di passarle anche a casa, non è detto che per forza dobbiamo mangiare fuori, però. E farlo proprio insomma con la magliettina tranquilli così a divertirci, e quindi ho voluto fare cose proprio semplici semplici, ed è una ricetta che era già presente sul canale, però la facciamo magari in maniera diversa. Allora, tu mi hai messo tutta la roba dell'amo, però disgraziato, disgraziato. Allora, ce la posso fare? Facciamo un pesto di avocado bello maturo, che è quello della Lidl. Qui tagliamo a metà. Secondo me un altro giorno era meglio, di maturazione come grado, però va bene uguale, insomma, eccolo qua. Lo apriamo, vedete? Perfetto, proprio bello cremoso. Tranquillino. Wow, wow. Queste crocchettine, ora te le mandiamo tutte, te lo dico subito. Troppo buone. Olè, mettiamo. No, va bene pure adesso, anche così come grado di maturazione va bene, vedete? Fluff, mettiamo dentro, facciamo metà, amore mio, no? Come condimento. Ah sì, ma no, però mettilo tutto. Dici tutto l'avocado? Vado? Ok. E amore mio, dice tutto l'avocado. E quindi facciamo tutto l'avocado, togliamo l'ossicino senza... Era mio quello. Era tuo? No, tanto. Ma perché a me non mi si toglie mai così? Tanto che tagli. Andiamo a togliere l'altra metà. Amore, me la tagli la cipolletta intanto che sto tanto sto scomoda se non a tagliarla? Che buono! Poi, un coltello per tagliare il limone, che è fondamentale perché lo fa annerire l'avocado, ok? Quindi lo mettiamo dentro. È piuttosto estivo come questo, vero? Ma però a noi ci piace un sacco questo. No, però è facile. Sì, facile e poi è piacevolissimo. È molto gustoso. Sì. Quante ce ne hai messi? 3 rondelle di cipolletta, cava lo spicchietto, amore mio. La consideri cosa fatta, capo? Mi è venuto un po' di raffreddore, perché qualcuno qua, se mangio le schifezze, lui viene diciamo raffreddore e poi me l'attacca. Voi dovete sapere che i raffreddori del Rigo non sono raffreddori, sono ebole. Lui praticamente, bravo amore mio, mettiamo olio, sale e pepe. Lui praticamente quando gli viene raffreddore, per guarire, infatti non prende neanche più lui le medicine come me per raffreddore, però quando deve insomma guarire da suo raffreddore, per farsela passare me la deve attaccare a me. Lui come me l'attacca, ragazzi, vi giuro, gli passa tutto, a me mi viene l'ebola, perché i suoi raffreddori sono una cosa devastante, per cui si è presentato. Ma perché mi vengono i raffreddori? Perché mangi male, amore mio. No, perché devo mangiare di nascosto fuori che fa freddo. Ah, vogliamo raccontare la storia della porchetta?
del martedì e del mercoledì cosa fai tu? Io sono sicura, io sono sicura che lui, ragazzi, non mi tradisce. Lui al massimo se fa una cosa che dovrebbe fare, scappa a andare a mangiare la porchetta il martedì e il mercoledì. Dì un po' perché. Oh. Io sostengo l'economia. Sì, questo piccolo mio, sei mesi, sei tutto mio, sei mesi. Allora, una manciata di mandorline meravigliose, potete farlo anche con gli anacardi, infatti all'inizio volevamo farlo con gli anacardi. Mi dai lo yogurt, amore, solo che dovevamo passare Conad, insomma, no, perché quelli di Eurospin e gli anacardi non mi piacciono. Vai così, diciamo, pure cucchiai, bravo amore. E quindi abbiamo deciso di farlo con le mandorle, ma va bene i pinoli, i semi di girasole, insomma, quello che volete voi. Parla morbida, perché sennò dopo sei impappa con lo gnocco, già lo gnocco un po' si impappa. Allora, prendiamo anche le ultime. È pronto qui, amore? Me l'hai attaccato? Sì, va. Vado, e quindi frulliamo. Dietro le quinte della cucina di Anto! Vedete che fatica la mia vita, ragazzi, a fare ricette per voi? Una fatica incommensurabile! Tutti gnocchetti, amore? Sì. Buoni, non vedo l'ora. Allora, vieni così, ragazzi. Vedete, è molto morbido, una cremina semplice. Amore, ma il basilico? Ma il basilico? Il basilico, ragazzi! Bella manciata di basilico e rifrulliamo. Perché chi non c'ha buona testa, c'ha buone gambe. Un'altra crocchetta. Eccoci qui, questi sono gli gnocchetti che abbiamo. Però non ho fatto della confezione, amore. Ma che me la prendi? Scusa, passerotto. Questi qua sono gli gnocchetti che abbiamo fatto. Un minuto solo ci vuole. Eccola qui. Che sono quelli normali, non tricolore, ok? E quindi ci mettiamo il pesto. Però lo volevo far vedere da vicino. Mettiamo qui. Quanto ne metto? Tutto, no? No. Ho sbagliato? Vuoi farlo qua? Vuoi... Ah, mescolarli qui, lo so? Sì, mettiamo qui, no? Va bene, allora ci rimettiamo direttamente in piastra. Ok, toglielo questo, amore, però non vedono niente loro. Lo mettiamo direttamente qui e faccio tutto o no? No. Allora, giriamo, sì sì, molazzo, tanto mo ci mangiamo tutto. Allora, questi togliamo, amore, scusate, sto fastidioso perché non so dove mettermi. Allora, giriamo. Sono buonissimi, guarda qui. Dai, guarda, basta. Aspettiamo. Bluff, bluff. Assaggiamo. No, senti un po'. No, ragazzi, non c'è proprio. Mangiate semplice. Assaggia. C'è la cucchettina, amore. Vuoi mangiare con queste? No, non sono direttore d'orchestra, non mi do le bacchette, quindi. Allora non graffia la piastra, però. Dai, vieni, ecco. Però non graffia. Eccezionale. Eccezionale, veramente. Bravo, Leonardo. Che buono, che cucinato, il pezzo di merda. No. Ti ricordi? Ecco, no, era. Che buono, Dorino, che cucinato, il pezzo di merda. Amore, la voglio o no? Sto così, che devo fare? Dammelo. Oh, assaggiamo. Io già assaggiato. Madonna. Divini. Io pure uno spaghettino, ma lo gnocco è troppo buono. Perché? Perché abbiamo fatto una crema bella cremosa. Lo gnocco è di per sé cremoso, quindi proprio una sciccheria, come dico io. My darling, remedies lost, my darling. Così le togliamo, non sono rimaste niente praticamente, così questo va nella spesa video recensita, scusate, la spesa recensita. Allora, 20 minuti come al solito, lasciamo andare così mi soffoco bene bene. Troppo, che di uno. Come cacciando un po' la piastra, la rialzo proprio.
Mamma mia. Mi chiama due. Grazie, amore mio. Fammi un bacino. Arriva. Allora, assaggiamo le patatine. Io ci volevo mettere un po' più di sale perché a me le patatine piacciono belle saporite. Dov'è? Ah, amore, si faccia ogni due secondi. Come al solito, dai, dillo. È un piacere. Disgraziato, quanto mi piace chiamarlo disgraziato, mamma mia, mi ammazzo delle sale tutto il giorno a chiamarlo disgraziato. È vero, mo? Dammi tanto. Preferisco lo gnocco. Ragazzi, se, amore, assaggio queste patate. Spettacolari. Si fanno in 2 minuti un goccino d'olio perché ci vuole, ma non tanto perché non vada bene la piastra, ma perché l'amido proprio della patata si appiccica pure al piatto di coccio e quindi insomma mettetecelo, un po' di pepe, sale, una sciccheria. Qualcosa di qua. Sta troppo. Niente, non mi fermo mai, amore. Mazza ma pulina. Faccio? Sì. Ketchupino. Che ci sta tutto, patatina, facciamo la prova perché ragazzi bisogna fare le recensioni molto accurate. Non è buono. Andiamo. Sì. Guarda che bello, bellissimo. Vediamo un po'. Sì. È spettacolare proprio. Penso la tiene dietro. Vero? Gustoso, molto gustoso. Tienamela. Le metti un po' più di sale e metticela? No, va bene così. A me va bene così infatti. Gnocchetti, madonna ragazzi. Che cenetta, mo. Era titubante, però invece No. Hai ragione. C'è sempre ragione, amore mio, lo vedi che mi devi dare sempre ragione tu. Lo vedi? Poi gnocchetti ragazzi portano fortuna. Sì. La domenica bisogna sempre fare gnocchetti. Così si può dare una sefora. È brava, sì, approfittati. Sempre amore, perché tu non ti approfitti di me? Che spesa fatta le medie. Ho fatto quello che dicevi tu. Meglio egiziana e tutta la cosa. Che buono. Caglio questi grandi, amore. Lui è precisino quando con il coltello e la forchetta, amore mio. Ma va benissimo, va bene. Dai. Fai quello che vuoi, io invece no. La ragazza mi ha scritto, pronto? Come sei raffinata? Io? Come ci offende, eh? Io raffinata, ma no! Oh. Parole tante, però. Vero? Ti conosci? Ah, sì che sei raffinata, perché dici no? Ma sto scherzando, amore. Dai. Io so pane pane, vino e vino ragazzi. Ma io guarda ne sto finite tutte, ma dove fai? Siamo davanti. Gustosi? Tu mi sai che ti sei fermato i gnocchi, eh? Vabbè, c'è una forma di amore tra me e lo gnocco. Mi piace un sacco, no, ma poi lui è l'avvocato. Diciamo che non è tanto innamorato dell'avvocato, però quando gli faccio i pesti con lui sì. Però ecco, se dovessi scegliere lo gnocco. Gnocco tutta la vita. Eh sì. Poi c'è una dipendenza con un gnocco dipendente. Beh amore, non ti preoccupare, tanta fatica ci ho fatta io. Brava, non ti preoccupare amore mio, io ti amo, per questo lo faccio per te. Se stai a sacrificare. Eh certo. Un'altra paletta, mi tocca. Un'altra paletta amore mio. La sorella della deserto. Quella, quant'è? 70, stavolta? 64 e 90. Ah beh, va bene. No, sotto i 70 amore mio. Ma quello che è mio è tuo, quello che è tuo è tuo. Sì. Cos'è finissimo. Oh, a me questi però mi piacciono un sacco, eh. Sono buoni. Amore, ma dove fai? Ah, eccolo lì, me lo passi fuori. No. Che buona questa chienetta. Ma chi ce la fa quanto il dolcetto? Tocca mangiare, amore. È San Valentino. Sì. Cos'è San Valentino? Dammi un bacino. Io ci sto a provare ragazzi. Un mi piace di supporto solo perché ci sto a provare all'inizio del video, dico io. Dai, lo do.
ci stiamo ammazzando il pomeriggio con Netflix. Quanto ci piace Netflix, mamma mia, ci piace un sacco. Amore, questo è veramente troppo grosso per me. Ma vi faccio vedere che niente è impossibile per la vostra Anto. Ammazza che magia che hai fatto. Number one, perfetto. Mangia, premio. Mangia. Bella, amore, cresci. Cresci, rabbia, tieni, bravo, continuiamo a dire così. Bella, amore, mio Fabi Chic. Non mi lascerai perché sono troppo riccione. Amore, io non te lascerò mai, te voglio rompere le palle tutta la vita. Te voglio passare le orecchie, te voglio rompere la mattina e sera. Dove vai, che fai, che te sta a mangiare? Fammi sentire il latte se te puzza di porchetta, vieni qua. Oh. Questo è che stai mangiando, c'avevi ragione. Tu mangi con gli occhi, sì. Come dice l'oculista. Sì, mottango di Aristo Oculista, non me lo ricordo, che ci devo pure andare a rifare il coso là del campo visivo, mi deve rimettere le gocce, quindi ragazzi, arriverà pure, perché allora questo esce appunto a San Valentino, poi che avevamo deciso? Tipo tu. MD. Ah, già, quello MD. La spesetta MD, io non vedo l'ora proprio. Trovato un sacco di cosette carine. E poi domenica dovrebbe uscire finalmente il video della camera da letto, quella grigia e rosa, perché appunto avendo avuto un po' di problemi all'occhio sinistro non sono riuscita proprio a farlo proprio nei tempi in cui insomma mi aspettavo, e quindi ho rallentato un pochettino, ho dato un pochino più sfogo, diciamo così, a questi che sono un pochino più semplici. Amore, lo fai? Questo lo mangio io. Mangio io, amore mio. E quindi praticamente uscirà domenica il video della camera da letto. E poi, siccome devo tornare dall'oculista, appunto, allora ragazzi, guardate che bontà, diventa praticamente un boccone di crema molto cremoso, perché appunto la melanzana con le grigliate dell'Eurospin sono morbidissime, dentro l'insalata che è leggera leggera, e insomma si fa tutt'uno, e l'hummus che è appunto cremoso, quindi una sciccheria proprio. Io l'ho finita, eh. Faccio quest'ultimo, due bocconcini. Che buono. Ma io volevo fare la foto. Sì. Non ci siamo arrivati a fare la foto, ragazzi. Ma la foto di uno solo, dai. No, vabbè. Con questa. Auguri, amore. Ma. State a mangiare voi? Che sarà a fare là? Pensate dai bacetti, oggi è San Valentino. Mi vedete felici, mi vedete bene. Poi facciamo il discorso pure su. Sulle coppie, sulle relazioni, mi vedete felici, dovete vivere felici. Giusto, amore? Beh, diciamo che dovrebbe essere veramente una cosa obbligatoria, eh? Non è che c'è. Non è un'opzione. Non è un'opzione, ragazzi. Se condividete la vita con qualcuno, dovete vivere felici, se no, meglio soli, male accompagnati. Che cambiate qualcuno. Vero, amore? E certo. Beh, lui mi sopporta con o senza porchetta. Ma no, non è che ti sopporto, la tua è diversa. No, amore, mio amore, io. Vabbè, però, te ne faccio di ogni. Ma anch'io però, eh. Eh sì, pure tu non fai volere. Ok, dai. E non mi posso arrabbiare, perché le cose che fa lui, le faccio io. Perché voi che pensate? Che dentro la maionese, mo vedete come tiro fuori questi? Ah, manca ancora 10 minuti, lasciamo, passerò? Sì, sì. Vero? Ci mettono un po', eh. Poi c'è scritto 20 minuti, però pensavo fosse un po' così, ho detto 10 minuti, invece no, 20 minuti li prendono. E appunto, questa mattina si scordava. Vedi che non mi senti? Oh, vedi che non mi senti? Mi senti mai quando parlo? E perché io te l'ho sempre detto. Questo è il volo come pane, scrocchierello. Se ci fossero anche i sottotitoli. Amore? Quanto da darei di più se ci fossero pure i sottotitoli? Perché? Perché parla nel cinema, che non mangiando qui. Quindi ogni tanto uno stacca la spina, pensa alle cose sue, naviga. Io gli rompo le scale. E tu mi dici? Quanto mi piace chiacchierare. Non mi segui, non è che non ti mi ero perso prima, mi ero perso. No, amore, perché io, ragazzi, ti dicevo. Allora, io vado da lui e gli dico, amore, ti devo dire una cosa, così, no, mi vado a chiacchierare. Perché lui alla fine è mio fratello, è mio marito, è il ragazzo mio, è l'amore mio, è il mio migliore amico. E quindi, insomma, là e chiacchiero con lui. E quindi, diciamo, ti devo dire una cosa. Lui si gira perché lavoriamo a casa, lui proprio ha un lavoro molto particolare, insomma, eccetera, eccetera. Motivo anche, insomma, perché è un po' timido a farsi vedere, perché, insomma, gestisce un gruppo di lavoro, fa un lavoro importante. E quindi,
preferirebbe insomma dividere la parte ludica e privata da quello che è il lavoro, no? E quindi insomma piano piano lo coinvolgeremo, però insomma è giusto pure che scelga lui, no? Giusto, amore? Ok, e quindi vado lì, gli rompo a monte, devo dire una cosa, e lui mi guarda perché è dolcissimo, non mi dice mai di no, tipo che ne so, mo un attimo che c'ho da fare, non me lo dice, ma io dico dimmelo che sei impegnato, perché così non mi fa chiacchierare, che dura 20 minuti la chiacchierata mia, e praticamente poi quando ho finito ti dico, e quindi che facciamo? Lui nel frattempo dei 20 minuti che io ho parlato, ragazzi, mi ha fatto solo così, a voglia, sì, lui dice sì, a voglia, sì, a voglia, certo che sì. Arrivate ai 20 minuti che ho finito praticamente di chiacchierare, che mi sono sgolata, gli dico quindi amore mi consigli, faccio A o B? E lui, il terrore negli occhi, perché non si aspetta. No, il terrore negli occhi era all'inizio, adesso invece sono brevissimo, dico sempre una delle due, con decisione, o A o B, non fa niente quale delle due. Quanto non l'hai capito? Ma scansone disgraziato! Dico A un giorno, B, basta ricordarsi, prima 1, poi 0, poi 0, poi 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. L'alternanza fa sì che non mi sbaglio mai. Bene, sono sempre contenta. Il problema è quando mi chiedi perché B, perché A? Perché è lì, non c'ha contenuto. E lì invento improvvisatore, sono un grande improvvisatore. Quindi. Tu non sei un improvvisatore, sei un grande genio, sei un ingegnere meraviglioso. Un genione. Sì, lui lavora con i satelliti, fa, inventa, fa. Basta parlare di me. È tutto privato, è un segreto. Oh, i satelliti, non si può dire. Basta, io un porcello. Ah, aspettiamo qua, ora che facciamo? Oppure togliamo. Perché io le mangi tu con me qui? Ma che mangi quelle? Basta! Ma non deve essere l'ultimo mio San Valentino, non vorrei che ce ne fosse un altro il prossimo anno, no? Non sempre è che con me, stanno... amore? Certo, sempre con sempre te. Sempre con me? Sì, però con quantità un pochino più moderate, perché sennò qui. No, ma se tu sei un pivello, se te e tua madre non ti hanno insegnato queste quantità, perché tu non hai vissuto con mio padre? Erano montagne di roba. Queste sono le quantità. Quando uno dice che devi alzare un po' d'appetito, no, io non mi alzo con l'appetito. Perché non ce la faccio ad alzarmi. Non ce la faccio ad alzarmi, non quello è il problema. E vai. Allora, dai, ragazzi, puliamo la piastra e togliamo un po' di roppetta e ci prepariamo con gli ingredienti dolci, così mentre lui si mangia il pancake io mi finisco queste belle crocchette. Allora, vi volevo far vedere queste fragoline che vi ho pubblicato anche la foto, guardate che carine, molto molto belle, e hanno appunto la confezione in cartone, quindi sono carine anche da, diciamo, da portare come regalo, e con il fragolino che abbiamo preso all'Eurospin. Questo non l'abbiamo mai provato, vero, il fragolino? Ma lo proviamo, dai. Non l'abbiamo mai provato, però, no, vero? No, mai. Ok, allora, fragoline, vai amore. Queste qui, come siamo entrate all'Eurospin, ho sentito un profumo di fragole, ho detto, ma non è che oltre a essere ciecata, magari so pure che ho allucinazioni olfattive, sentivo profumo di fragole ovunque, e infatti c'erano, quindi spero che siano proprio mature. Eccole qua. Mamma, il profumo è spettacolare. Vai amore, vai. E vai. Eccoli qui. E ora ci facciamo il brindisino insieme. Queste dobbiamo lavare però, amore. Vabbè, tanto noi le facciamo dopo. Prima le cose più importanti. Sì, devo rimettere la pastiglia, sono venuti opachi. Come mai? Ma questi non l'ho fatti, ecco perché. Altro video, quindi, alla salute. Buon San Valentino a tutti voi. Eccoci qua. Questo non ti piacerà per niente. No, per niente proprio. Questo è proprio... Dai, sei proprio cionchi a letto proprio. Lo sciroppo. Il nettare degli dei, come diciamo noi. Allora, facciamo... Queste io tu le lavi, ok. Lo sciacquo tu prepara adesso. Ok, ne facciamo. Lui sciacqua, io faccio praticamente i pancake. E allora, qualsiasi farina, quella che volete, integrale, 00, quella che volete. Allora, vado a occhio, ma tanto poi vi metto le proporzioni, non vi preoccupate. Amore, quanta fame c'hai? Quanti pancake vuoi?
Zero! Allora, ho preso il latte che mi avete consigliato voi, quindi non l'avevo mai provato, che è appunto bevanda alle mandorle, 100% vegetale, sempre Eurospin. Questo è il carino perché vi faccio pure le recensioni, no? Che profumo! Aspettate che non ho girato, vi faccio le recensioni online, in diretta. Poi sento l'odore, ne sento poco perché questa va a dire che le sue influenze sono l'ebola e quindi ogni volta che lui si prende l'influenza il suo obiettivo è attaccarla a me, così lui guarisce. Quindi è stato male, è venuto da me e ha detto: amore, dammi un bacino, dai, ti prego, dammi un bacino. Dico: amore, dai, non mi attacca l'influenza, tu fai video, lavorato, pulicata, ce l'ho da fare, non mi rompe. Oh, amore, ti prego, potrebbe essere l'ultima volta che te lo chiedo, un bacino. Io mi faccio un tenerino, un bacetto, lui guarisce e mi viene l'ebola. Vedete come sto io, ragazzi? Ma con la vitamina C, l'ho combattuta. Però ti ha fatto bene pure te con la vitamina C, eh? Sì, è eccezionale. Eccezionale proprio, ragazzi, la stiamo amando. Un ottimo consiglio. Sì, poi ne parliamo bene. Oh, allora, ecco. Amore, lo zucchero ce lo mettiamo però? Eh sì. 9 chilometri. No. Vedi, amore, mangi e smaltisci. Sì. E quindi vedi che alla fine in San Valentino è una maratona. È una maratona. È una affari. Macchina. Allora, mescoliamo latte. Aglio. E farina. Aglio. Olio. Olio e prezzemolo e finocchio. Oh, dai, un po'. No, un po' belli qua. Noi mangiamo le fragole. Allora, mescoliamo, aggiungiamo, dov'è lo zucchero, mo? Ecco. Ma metti il cucchiaio. Il cucchiaio. Oh, ci sta il cucchiaino se vuoi, amore. No, dai, prendi. Poi ci avessimo qua la cucina piccola pure, capito? Non te l'accordo, la cucina. Poi abbiamo fatto, che era 2 anni fa, l'abbiamo fatto a Montisola. Sì. Abbiamo fatto un'isola stupenda, l'ha fatta lui, il progetto era mio, diciamo l'idea, però la persona che l'ha fatta, quindi i complimenti vanno a lui, ha fatto st'isola stupenda e quindi invece di tagliata qui a lì dobbiamo fare il giro dall'altra parte, capito? Che grande idea, però metti lo zucchero, vai. È San Valentino, dobbiamo fare le cose insieme, amore mio. Pioggia. Ma pioggia, ragazzi. Precipitazioni. Precipitazioni, amore, dai. Uno o due? Quanti te ne pare? E te? Che dici? Vai tranquillo, tanto mangio. No, the chef. Vai, altro pochino. Vai, se non lo piace a te, perché tanto tu lo sai che quando lo metto io lo zucchero mi dici che ne metto troppo poco. E va bene, dai, prova. Allora, eccoci qui, questo qui diciamo che è la consistenza che deve avere. Piuttosto densa, però liquida, va bene? Un sacco di cose, dai, dimmi, non metti solo la mia stante zitta, perché mi sta guardando e mi guarda così. Andiamo? Allora, mezzo cucchiaino, un po' di più. No, mezzo va bene. Quindi, mezzo proprio cucchiaino, ragazzi, così. Via, mescoliamo e ci vediamo fra un secondo. Allora, prendiamo il mescolino, amore, io vorrei provare senza olio, che dici? Proviamoci, dai. Forza e coraggio, via. Intanto abbiamo fatto ricaricare pure un po' la batteria della macchina. Allora facciamo un mescolo intero? Sì, uno solo. Via. Vai. Olle, facciamo volare così. Lo stesso facciamo una, ce ne facciamo uno per uno. Li prepariamo pure domani mattina, che dici? No, fanne solo due. C'è due. Grande. Aspetta che alzo la piastra perché mi sa che l'avevamo abbassata, no? L'ha perduta dell'amore. Gustose? Certo, non so quelle di giugno, ovviamente, però sono buonissime. Desiderio? Un bel desiderio? Beh, te lo devi tenere per te, però. Ah, beh, allora. È grande. Non so se voglio fare questo gioco, però ogni volta che si assaggia una primizia... Si trindizia. Sì. E si esprime anche un desiderio, quindi aspettate che dico. Fatto! Anche voi l'avete fatto pure voi! Cioccolata, cioccolata! Abbiamo preso per la prima volta questa qui valsoia vegetale che mi avete chiesto, tanto sono a dieta, la posso mangiare? Allora, il discorso della dieta è che
non è che se un prodotto è vegetale va bene per la dieta, comunque la cioccolata ha olio e quindi insomma rimane grassa, quindi no, però ci possiamo fare a casa con la nostra, con il cacao, che vi farò vedere che è molto molto più leggera. Però appunto come caloria stiamo parlando di 100 grammi 514 calorie, quindi insomma è calorica, quindi per la dieta no, però se dobbiamo prendere un pezzettino di pane e metterci sopra un cucchiaino di cioccolata, sì, ovviamente, però stiamo lì proprio a mangiarla così, mi sa di no. Poi a breve, ragazzi, ve l'ho promesso e non vedo l'ora di farlo, uscirà appunto il video sulle calorie, quelle effetto calorie negative, quindi tutto l'elenco dei cibi, come funziona e come sfruttare questa cosa. Grazie amore, sta perfetto, vedi che è un ingegnere, l'ho detto che è un ingegnere, e quindi come sfruttare proprio il meccanismo delle calorie effetto negativo. Ok, prendo questo piccolo, assaggiamo. Si stava a soffiare io. Gira, amore. Sì, sei ancora che soffio sulla cioccolata. Ok, andare. Allora, non è affatto un altro pochetto, puoi girare. Innamorati. Aiuto, amore. Ok. Lo giro o no? Facciamo così? No, perché vedi. Ah, ok. Allora, recensione in diretta, buona, morbida, leggera, piacevole, amore, assaggia pure te, che dici? Non ha tanto zucchero, quindi per me è perfetta, però sapete che non sono proprio una dolciona, proprio. Per me è perfetta. Se siete amanti della cioccolata, proprio quella tipo Nutella, venite da lì, questa secondo me non va bene per voi e vi consiglio la Rigoni d'Asiago, quella che c'è senza latte, proprio vegana, e quella è proprio identica alla Nutella. Se invece anche voi come me un pochino lo zucchero troppo e troppo forte, allora questa qui è perfetta. Com'è per te? Troppo poco dolce, vero? Sì, un pochino, però è buona. No, buona assolutamente, dai, però un pochino poco dolce secondo me, vero? Vabbè, dai, non si può pretendere che sia buona. No, no, però da Rigoni d'Asiago sì. Eh sì, l'hai saputo la notizia del supermercato in Francia? No. Hanno messo il vasettone della Nutella gigantesco al 70% in meno, cioè praticamente costava una sciocchezza. Una sommossa popolare, la gente si è ammazzata per avere il barattolone di Nutella. Pensa un po'. Ma lei che avessi fatto? Se avessi ammazzato per barattolo? No, ma che stai scherzando? Ovviamente tu scemo, eh. Manco noi. No, fila! Un cucchiaio, bra 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 bra! La mangiavo sul posto, poi quando andavo alla cassa dicevo, dato che ne manca la metà, pago una metà. Eh certo, è aperta. È aperta. Vedete ragazzi, senza olio. Tracco. Tracchete, guardate che bello, dopo si cuociono, ve lo faccio vedere. Vado? Vai. È pronta? Vai, rapido. Oh, eh? Vabbè, perfetto. Allora, tu cioccolata. Tu? Io marmellata. Quindi dettemi gli alzati. Così ti impari. E che marmellata vuoi? Quella è la fragola, amore, ci sta lì. Sì, sì, quella buona che mi ha consigliato Anna. Mua. Ma questa, frutti di bosco? No, frutti di bosco no, non mi va, voglio quella la fragola. Voglio quella la fragola. Lo sapevo che mi facevi il pezzo. Questa? Sì, amore, grazie. Oh no, mi sono sbagliata, non è questa. E invece sì. Amore, quanta te ne metto? Bastava già quella prima. Bastava? No, perché vedo che fai finta di niente e dici niente. No, no, dai, che... Oh... Guarda che bel colore che c'ha. Lo vogliamo confrontare, confronta. Amore, è più bella la marmellata della cioccolata. Mi piace di più. Guarda qua il cuoricino. Vai, amore. Certo, ci vorrebbe un po' di agave, però a me non mi va. Te ti va l'agave? Non so cos'è. Dai, oh. Ti faccio vedere. Fa vedere tu. Sei paracaduta. Che carino. Metti la mano, amore, sennò non si vede. Allora, aspetta. Amica, ti devi levare anche il mio. No, già, faccio più. Si vede? Che ne so, tu sei più vicino di me, vedi? Non so chi è. Non c'ho gli occhiali, ho ancora fatto dei goccetti tra un po'. Vai, secondo me l'avranno visto. Dammi la fragola. Oh, poi l'hai fatto di tutto brutto, ma vedi la parte più carina, no? Schifo. No! Guarda che carino! Fai vedere questa la cioccolata? Proprio tondi tondi e metti la mano, Harry. Esatto. Che carino!
Vabbè, amore. Però con te queste cose si possono fare, vabbè. Perché l'hai pure messa al contrario adesso, la fragolissima. Ma sei proprio imparata. Disperato, ma è una cosa romantica, una cosa sciccosissima. Basta, basta, con te queste cose si possono fare. Donna, che profumo di fragola, ragazzi, con la marmellata è proprio speciale. No, vabbè. Top assoluto proprio. Poi la fragola praticamente si ammorbidisce. Diventa un tutt'uno col pancake. Veramente non c'è manco bisogno dell'agave. Mi volevi fregare? Lo spettacolo. Lo spettacolo veramente. Sembra quasi crostata, vero? Sì, in effetti sì. Sembra quasi crostata. Fa voluta. Vediamo un po'. Attento che scotta in maniera... Vabbè. È lava, diciamo, non è che scotta. Strepitosa. Vero? Ottimo, ragazzi. Allora, ragazzi, noi facciamo... Beh, un ultimo brindisi. Un ultimo brindisino? Di saluto. Ci andiamo a mangiare questi dolcetti sul divano con Netflix. Una salute, un buon San Valentino a tutti voi, grazie che ci avete fatto compagnia per questa insomma cenetta meravigliosa e ci vediamo alla prossima con la spesa MD dove vi farò vedere tutti gli acquisti che abbiamo fatto. Ciao ragazzi! My darling, remedies lost, my darling.